Sia lodato Gesù Cristo. Questa sera voglio parlarvi della contrizione e dei suoi legami con la carità. Partiamo da un testo del Catechismo del Concilio di Trento che afferma: poiché la perfetta contrizione è un atto di carità. Ecco, io appunto questa sera voglio parlarvi in particolare della perfetta contrizione, più precisamente. Allora, poiché la perfetta contrizione è un atto di carità che procede dal timore filiale, ne segue che la misura della contrizione deve essere la carità. In realtà la contrizione imperfetta è detta attrizione, ecco perché ho detto più generalmente contrizione. Bene, siccome la carità con cui amiamo Dio è la più grande, ne segue che la contrizione deve portare con sé un veementissimo dolore di animo. Se dobbiamo amare Dio sopra ogni cosa, dobbiamo anche detestare sopra ogni cosa ciò che da Lui ci allontana. Ecco, vorrei far notare a questo riguardo che la carità è una virtù teologale, una virtù infusa che noi viviamo, che noi attuiamo sotto l'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci vuole portare alla carità, ci vuole portare alla contrizione per liberarci completamente da tutti i nostri peccati. Ecco, quindi sottolineo questo, lo Spirito Santo ci vuole donare la contrizione, attraverso la quale, come vedremo, ci liberiamo realmente dai peccati. Lo Spirito Santo ce la vuole donare la contrizione, cari fratelli. Ci vuole portare alla santità, quindi alla liberazione dai peccati. Bene, andiamo avanti. Giova qui notare che la Scrittura adopera i medesimi termini per esprimere l'estensione della carità e della contrizione. Dice infatti della carità: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Invece della contrizione dice: convertitevi con tutto il vostro cuore. Ancora, in secondo luogo, come Dio è il primo dei beni da amare, così il peccato è il primo e il maggiore dei mali da odiare. Quindi la stessa ragione che ci obbliga a riconoscere che Dio deve essere sommamente amato, ci obbliga anche a portare sommo odio al peccato. Ecco, questo è molto importante, perché in questi tempi purtroppo si sente poco parlare del peccato come il più grande male che dobbiamo, ecco, odiare. E vedete, da quello che abbiamo detto, si può capire anche che nella carità c'è proprio questo santo odio per il peccato, perché avete sentito che la contrizione, che poi contiene proprio questo odio al peccato, è un atto della carità. Quindi dobbiamo dire che la carità ama Dio al di sopra di tutto, ama, ci porta ad amare il prossimo come noi stessi, ma ci porta anche ad odiare il peccato al di sopra di tutto. Quindi attenzione bene, la carità è un amore che ci porta ad odiare il peccato al di sopra di tutto. E non è una passione la carità, ma è una virtù teologale, cari fratelli. Bene, questo è molto importante, questo che stiamo dicendo. Quando si parla di odio al peccato, è proprio un odio che viene in noi sotto l'azione dello Spirito Santo, perché abbiamo detto che la carità noi la viviamo sotto l'azione dello Spirito Santo. Sappiamo poi che la carità infinita è Dio stesso, Dio è carità infinita. Allora Dio ci fa partecipare a sé, alla sua carità, attraverso proprio la carità. E questa carità ci porta ad amare Dio, ma ci porta anche ad odiare radicalmente il peccato. Cari fratelli, il peccato è il più grande male
quindi dobbiamo odiarlo, dobbiamo opporci radicalmente ad esso. Bene. Ora che l'amore di Dio, continua il Catechismo di Trento, che l'amore di Dio si debba anteporre ad ogni altra cosa, sicché non sia lecito peccare neppure per conservare la vita, lo mostrano apertamente queste parole del Signore: chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Quindi vedete, la carità ci porta ad amare Dio al di sopra di tutto, quindi ci porta ad odiare il peccato anche al di sopra di tutto e ci porta, ecco, ad accettare la morte, le sofferenze, la perdita di tutto, piuttosto che fare il peccato. Se noi abbiamo veramente la carità di Dio in noi stessi, anche la carità, ecco, a livello più basso, bene, siamo disposti a perdere tutto, tutto soffrire e anche ad accettare la morte, cioè ad accettare di essere uccisi, piuttosto che peccare gravemente. Se non c'è questa disposizione, ecco, che io ho indicato proprio adesso, vuol dire che non abbiamo in noi la carità. Cari fratelli, dobbiamo renderci conto proprio di questo. Lo Spirito Santo, ripeto, ci vuole donare la carità. Quindi, disponendoci, aprendo il nostro cuore allo Spirito Santo, noi arriviamo a questa santa carità che ci porta, voglio sottolineare ancora una volta, ci porta ad odiare il peccato, non ci porta a fare il peccato, cari fratelli, questo tenetelo bene in mente. La carità, ecco, si compie in noi sotto l'azione dello Spirito Santo, e certo lo Spirito Santo non ci porta al peccato, ma ci porta alla santità, ci porta a seguire Cristo sulla via della croce. E in Cristo, cari fratelli, c'era la perfezione della carità, quindi c'era anche in Lui come uomo, c'era anche sommo odio al peccato. Poi, in quanto Dio, Gesù era carità infinita, ma come uomo Cristo aveva una carità straordinaria che lo portava ad amare Dio al di sopra di tutto, ad amare il prossimo come se stesso, però lo portava anche all'odio del peccato, l'odio radicale del peccato. Più è grande la carità in noi e più è grande anche la contrizione, quindi l'odio del peccato in noi, cari fratelli. Rendiamoci conto bene di questo. Continuiamo con un testo di Sant'Alfonso. Dicono i teologi che la contrizione, qui si parla di contrizione perfetta, è un atto formale di perfetto amore di Dio, un atto formale di carità, cioè, mentre chi ha la contrizione è mosso dall'amore che porta la bontà di Dio a pentirsi di averlo offeso, e perciò molto giova fare un atto di contrizione. Il fare prima un atto di amore verso Dio dicendo: Dio mio, perché siete bontà infinita, vi amo sopra ogni cosa, e perché vi amo mi pento più di ogni male di avervi offeso. Vedete, cari fratelli, per arrivare a fare bene evidentemente l'atto di contrizione, Sant'Alfonso ci dà questo bel consiglio: fare innanzitutto un atto di amore verso Dio e quindi agganciarci l'atto di contrizione. Dio, vi amo sopra ogni cosa perché siete bontà infinita, e Dio è super bontà, super infinita, cari fratelli, rendiamoci conto di questa, di questo. Dio è infinitamente perfetto ed è anche più reale di tutto, è più presente di tutto. Qui, ecco, più reale di tutto c'è il Signore, dovunque c'è Lui, cari fratelli, ed è più reale di tutto, cari fratelli. Quindi, ecco, Dio è bontà infinita, super bontà, super infinita, tutto il bene che abbiamo viene da Dio. Allora, ecco, Sant'Alfonso ci fa fare questo atto
di amore verso Dio: Dio mio, perché siete bontà infinita, perché siete super bontà, super infinita, vi amo sopra ogni cosa, e perché vi amo mi pento più di ogni male di avervi offeso. Vedete, quindi è importante proprio in questa catechesi sottolineare la relazione tra lo Spirito Santo, la carità e quindi la contrizione. La contrizione è un atto di carità, cari fratelli, è un atto di carità. E il catechismo della Chiesa Cattolica dice: tra gli atti del penitente la contrizione occupa il primo posto, essa è il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire. Ecco la contrizione in che cosa consiste, quello che, ecco, io dico sempre: dolore dell'animo, riprovazione del peccato commesso, quindi odio del peccato commesso, e poi proposito di non peccare più. Questa è la contrizione, cari fratelli, è un qualche cosa di soprannaturale, come abbiamo detto, perché è lo Spirito Santo che ci porta alla carità e quindi ci porta alla contrizione, un qualche cosa che dobbiamo intendere come azione dello Spirito Santo in noi. Lo Spirito Santo che viene in noi ci porta a dolerci per i peccati fatti, ci porta a riprovare, ecco appunto, a riprovare, a detestare, ad odiare il peccato, ci porta al proposito di non peccare più, cari fratelli, Questa è l'azione dello Spirito Santo in noi. Lo Spirito Santo ci vuole fare santi e quindi ci porta su questa via della contrizione. Quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, la contrizione è detta perfetta. Ecco, normalmente si parla di contrizione. Ecco, invece c'è la contrizione imperfetta che è detta attrizione. La contrizione perfetta, o contrizione propriamente detta, direi, ecco, rimette le colpe veniali, ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere appena possibile alla confessione sacramentale. Ecco, vedete, la contrizione perfetta, che si compie sotto l'azione della che è un atto di carità e si compie sotto l'azione dello Spirito Santo, ci libera dai peccati gravi. Quindi se noi non ci possiamo confessare con un atto di contrizione perfetta, veniamo liberati dai peccati gravi, però dobbiamo avere la ferma risoluzione di ricorrere appena possibile alla confessione sacramentale. Ora, riguardo alla contrizione, è molto importante quello che dice San Giovanni Paolo II in un testo della Dominum et Vivificantem, che ora vi leggo. Dice dunque questo santo pontefice: Gesù conferisce agli apostoli il potere di rimettere i peccati perché lo trasmettano ai loro successori nella Chiesa. Tuttavia questo potere concesso ad uomini presuppone e include l'azione salvifica dello Spirito Santo. Divenendo luce dei cuori, cioè delle coscienze, lo Spirito Santo convince del peccato, ossia fa conoscere all'uomo il suo male, nello stesso tempo lo orienta verso il bene. Sotto l'influsso del Consolatore si compie dunque quella conversione del cuore umano che è condizione indispensabile del perdono dei peccati. Senza una vera conversione, che implica una interiore contrizione, senza un sincero e fermo proposito di cambiamento, i peccati rimangono non rimessi, come dice Gesù e con lui la tradizione dell'antica e della nuova alleanza. Ecco, cari fratelli, senza la contrizione i peccati rimangono non rimessi, cari fratelli, Se uno si confessa senza la contrizione, evidentemente i peccati rimangono non rimessi. Sappiatelo bene, e appunto questo è dottrina che San Giovanni Paolo II prende dal Concilio di Trento anche. È una dottrina che evidentemente è fissata in modo assoluto nella Chiesa Cattolica, in maniera appunto
maniera radicale, vedete? Come dice qui, senza una vera conversione che implica un'interiore contrizione, senza un sincero e fermo proposito di cambiamento, i peccati rimangono non rimessi, come dice Gesù e con lui la tradizione dell'antica e della nuova alleanza. Sono affermazioni, vedete, assolute, immutabili, cari fratelli, che appunto sono legate al Concilio di Trento. Senza una vera conversione che implica un'interiore contrizione, i peccati rimangono non rimessi, come dice Gesù e con lui la tradizione dell'antica e della nuova alleanza. Infatti le prime parole pronunciate da Gesù all'inizio del suo ministero, secondo il Vangelo di Marco, sono queste: convertitevi e credete al Vangelo. La conferma di questa esortazione è il convincere quanto al peccato che lo Spirito Santo intraprende in modo nuovo, in forza della redenzione operata dal sangue del Figlio dell'uomo. Quindi vedete, cari fratelli, queste sono affermazioni immutabili, che non si possono cambiare. Lo dice proprio qui, pronunciate, ecco, sono parole di Cristo, dette da Cristo, e sono parole che si legano alla tradizione dell'antica e della nuova alleanza. Cari fratelli, quindi per la conversione occorre la contrizione, e appunto senza questa contrizione, conversione, non c'è la remissione dei peccati. Inutile che vogliamo illuderci, senza questa conversione, contrizione, non c'è la remissione dei peccati. Allora, vedete, anche quello che si sentiva dire, no? In questo periodo di tempo, anche quello che sembra emergere dai testi dei vescovi maltesi, il testo dei vescovi maltesi l'ho letto io, e poi quello che sembra dicano anche i vescovi tedeschi. Cari fratelli, guardate, gli uomini ci possono assolvere dai peccati, ma quello che conta è la soluzione divina. Se Dio ci ha dato queste regole per la soluzione, gli uomini, appunto i sacerdoti, se assolvono, evidentemente non ci danno il perdono di Dio, perché il perdono di Dio richiede la contrizione, cari fratelli, richiede la conversione, altrimenti non c'è perdono, ma c'è condanna. Inutile illudersi, cari fratelli, e lo vorrei dire proprio, se ho capito bene quello che loro dicono, lo vorrei dire a questi vescovi maltesi o a questi vescovi tedeschi, se ho capito bene quello che dicono, perché è evidente che se non c'è la contrizione, quindi se non c'è appunto l'odio per il peccato, il dolore per il peccato, il proposito di non peccare più, se non ci sono queste tre cose, cari fratelli, se non c'è il proposito in particolare di non peccare più gravemente, se non c'è il proposito di allontanarsi, ecco, come dice, no? Proprio l'atto di dolore, no? Dice proposito di fuggire le occasioni prossime di peccato. Se non c'è questo proposito, quando ci deve essere, evidentemente la persona, anche se fosse assolta dall'uomo, non è assolta da Dio, perché non ha rotto con il peccato. E poi bisogna vedere anche la responsabilità del sacerdote o del vescovo o di chi sia che permette di dare queste assoluzioni, che sono praticamente invalide, cari fratelli. Quando manca la contrizione, praticamente la soluzione è nulla, inutile illudersi, e questo lo dice appunto è dottrina del Concilio di Trento. Quindi, cari fratelli, inutile volersi illudere di aprire nuove porte, quando le porte non possono essere aperte per certe cose. Se si vive nel peccato grave e non ci si vuole convertire, non si vuole veramente cambiare vita, e quindi se non ci si apre alla contrizione, non si può, ecco, i peccati fatti non vengono rimessi da Dio, che ovviamente appunto è colui dal quale ci dobbiamo presentare alla fine della vita. Quindi inutile illudersi che il sacerdote
diciamo, possa dare la soluzione a chi vive in peccato grave, vuole continuare a vivere in peccato grave, perché la responsabilità è grande per il sacerdote che dà la soluzione, che si carica di una colpa molto grave, ecco, per se stessa, e poi evidentemente c'è la responsabilità anche della persona che non si vuole convertire, cari fratelli. Noi dobbiamo chiamare, noi come pastori dobbiamo chiamare le persone alla conversione, come ha fatto Cristo, vedete, convertitevi e credete al Vangelo. Altrimenti noi illudiamo le persone, le incamminiamo verso la dannazione eterna, e ci andiamo anche noi alla dannazione eterna, perché noi, appunto, noi siamo chiamati a convertire le anime, non a giustificarle in certo modo nel peccato grave. Quindi attenzione bene, ditelo, diffondete questa verità. Quando non c'è la contrizione, non si è assolti da Dio. Gli uomini possono fare quello che vogliono, ma Dio non assolve. Quindi il confessore può fare quello che vuole, ovviamente si prende anche una grave responsabilità davanti a Dio, ma Dio non assolve chi non è contrito, quindi non è chi non è veramente convertito, cari fratelli. Questa è la verità. Non possiamo, appunto, nasconderci, non possiamo cambiare le cose, è una verità assoluta, cari fratelli, una verità assoluta. Inutile nascondersi, ribadita in tante forme, in tanti modi dal Magistero della Chiesa. E continua poi Giovanni Paolo II. L'evangelico convincere quanto al peccato sotto l'influsso dello spirito di verità non può realizzarsi nell'uomo per altra via se non per quella della coscienza. Se la coscienza è retta, allora serve per risolvere secondo verità i problemi morali che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale. Allora le persone e i gruppi sociali si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Vedete, cari fratelli, frutto della retta coscienza è prima di tutto il chiamare per nome il bene e il male. Il male è male, non è che diventa bene, il bene è bene, cari fratelli, bisogna rendersi conto. Lo Spirito Santo, quando viene in noi, vedete, ci porta alla verità, non ci porta alla confusione, non ci porta alle illusioni. Lo spirito di verità che convince il mondo del peccato si incontra con quella fatica della coscienza umana di cui i testi conciliari parlano in modo così suggestivo. Tale fatica della coscienza determina anche le vie delle conversioni umane, voltare le spalle al peccato per ricostruire la verità e l'amore nel cuore stesso dell'uomo. Voltare le spalle al peccato. Non possiamo stare, vedete come dice Gesù, chi non è con me è contro di me, chi non si propone di non peccare gravemente è un carnefice di Cristo, cari fratelli. Se tu vivi nel peccato grave, sei un carnefice di Cristo. Come si fa a ricevere la comunione? Come si fa ad essere assolti quando, appunto, si è carnefici di Cristo e si vuole essere carnefici di Cristo? Cari fratelli, è assurdo, è proprio contro Cristo, è assurdo, non, è assurdo, è gravissimo. È contro Cristo, cari fratelli. Ovviamente il demonio lavora proprio per questo, perché le anime rimangano con il peccato grave, vedete, cari fratelli. Quando non c'è la contrizione, la persona che si confessa rimane con il peccato grave, anche se fosse assolta. Lo voglio ribadire ancora un'altra volta. L'uomo può sbagliare, ma davanti a Dio gli errori vengono fuori, cari fratelli. Attenzione bene. Il dispensatore nascosto di questa forza di salvezza è lo Spirito Santo, che è chiamato dalla Chiesa luce delle coscienze, penetra e riempie la profondità dei cuori umani. Mediante una tale conversione nello Spirito Santo, l'uomo si apre al perdono, alla remissione dei peccati, vedete, cari fratelli. E in tutto questo mirabile dinamismo della conversione e remissione si conferma la verità di ciò che scrive Sant'Agostino sul mistero dell'uomo, commentando le parole del Salmo: l'abisso chiama l'abisso. Quindi, cari fratelli,
impegniamoci a vivere nella carità, impegniamoci ad aprire il cuore alla contrizione per i nostri peccati. Vedete, mediante una tale conversione nello Spirito Santo, mediante una tale contrizione nello Spirito Santo, l'uomo si apre al perdono, alla remissione dei peccati, senza contrizione. Se non ci apriamo alla contrizione, cari fratelli, Signore non ci perdona. Dio è misericordia, ma è anche giustizia. Concludiamo chiedendo al Signore che ci aiuti ad essere veramente nella vera carità, quindi nella santa contrizione. Ecco, ci rivolgiamo alla Madonna perché interceda per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.